Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere come mi trucco io tutti i giorni. Non sono una professionista, ci ho messo tanto per imparare a truccarmi, anzi ho chiesto pure l'aiuto di un'esperta veramente molto brava, che andate pure voi se avete possibilità, nei centri commerciali, nelle profumerie spesso fanno il trucco gratuito, ma anche se non lo fanno là le ragazze sono abbastanza esperte. E quindi chiedete sempre il consiglio su che tipologia di fondotinta usare, su che tipologia di ombretto che vi sta bene. Fatevi truccare e fatevi spiegare pure. Segnatevi tutto, segnatevi i nomi dei prodotti e il numero, il colore esatto perché dopo lo trovate quando avete bisogno, perché è inutile che ce lo dicono che fra un giorno non ci ricordiamo più. E poi chiedete dei campioncini. Perché con i campioncini potete provare dei prodotti che non dovete comprare tutto il tubetto, perché questi prodotti spesso costano e se vuoi investire in un buon prodotto, almeno devi sapere che il colore è giusto ed è giusto anche per la tua pelle. Questa è la mia postazione trucco, la mia toilette dove ho tutto il necessario, le due lucette a destra e a sinistra molto importanti perché così si vede meglio. Anche di sera, se mi devo truccare di sera, lo specchio di ingrandimento. Io senza questo non so truccarmi assolutamente. E poi i vari prodotti. Invece nei cassetti ho matite varie, rossetti, correttori, cotton fioc. E qua invece ombretti, cipria, le creme per il viso, cioè tutto il necessario per un trucco. Vari pennelli e i prodotti che mi possono servire subito, anche perché non mi piace alzarmi 150 volte quando mi trucco. Mi sono seduta e finché finisco sto qua. I prodotti che userò oggi, gli ombretti. Questa è una palette della MAC. Mi raccomando, è inutile che compriamo questa palette con tanti colori perché questi colori sono quelli che noi over 40 non ne dobbiamo più usare. Però questo è stato fatto, è un regalo di mia figlia, l'ho accettata ben volentieri, infatti quello che uso è questo e i fard, anche in questo caso userò solo i fard. Invece per truccarmi userò questo ombretto di palette di Nude Matte di Pupa, costano pure poco. E questo è quello che io uso di più di giorno, finisco e lo ricompro subito. Acqua micellare, fondotinta, questo prodotto magico, poi vi faccio vedere. La cipria, in questo caso ho preso quello di Matt, ma anche quello di Pupa a me piace tantissimo. Ecco come si apre. È più chiaro del fondotinta perché il fondotinta devo cambiare un po' colore perché questo è un po' scuretto, ce l'ho da quest'estate e adesso lo devo cambiare. Matita per le sopracciglia, matita per labbra, correttore, balsamo per il labbra, è importantissimo mettere balsamo sulle labbra prima di iniziare a truccarti. E i pennelli, pennello per il fondotinta, questo, pennello per la cipria e per il blush, pennello per i pennelli per ombretti. Tutto qua. Adesso voi mi dite: non vale, sei già truccata. Ed è vero, sono già truccata, ho fatto pure il video, però tra truccarmi e spiegare tutti i prodotti che uso è un video di oltre 30 minuti e non mi va né di annoiarvi né di stare così tanto tempo a far vedere. Solitamente ci metto 20 minuti per un trucco giornaliero, però là non devo dare spiegazioni, lo faccio in automaticamente e basta. Quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che ho fatto. Per primo ho cominciato a mettere il balsamo per le labbra e la prima cosa che faccio è un balsamo, potete usare qualsiasi cosa, anche solo il labello, che ammorbidisce un po' le labbra per poter dopo mettere sopra la matita per le labbra. E poi cominciamo con gli occhi. L'ombretto. Ho detto che uso l'ombretto, questo della Pupa, che è un ombretto che io uso tantissimo, infatti finisco i colori che li uso di solito e poi li regalo perché
perché quelle che uso. Allora, uso il secondo colore su tutta la palpebra e anche sopra, arrivando fino alle sopracciglia, con un pennello grande. Questo è un pennello ottimo per sfumare. Fatto questo, prendo il terzo colore, il terzo prodotto, e lo metto sulla palpebra che si muove praticamente, e anche qua dentro faccio bene bene questa riga all'interno occhio, e nel frattempo faccio anche i lati fino a dove voglio arrivare. Prendo un pennello più sottile, il secondo colore, e lo sfumo sotto gli occhi. Lo sfumo sotto gli occhi e faccio pure la riga che desidero, che con la riga devo arrivare poco sotto le sopracciglia. Poi dal fine dell'occhio vado e faccio sempre con quel colore, il secondo, quello abbastanza scuro, qua sopra, e comincio a sfumare bene bene sia sotto che questo sopra. Le sfumature sono importanti nel trucco. Fatto questo, prendo il pennello e sfumo tutto per bene, e con questo gli occhi sono fatti. Se per caso non riuscite a fare una linea esatta, sia con le dita o con un cotton fioc, potete dare la forma che sia più o meno simile un occhio all'altro. Fatto questo, prendo il fondotinta. Io adesso come fondotinta uso Yves Saint Laurent. Devo cambiare il colore perché questo è il fondotinta che ho usato quest'estate, è un po' più scuro. Devo prendere una tonalità più chiara perché d'inverno siamo abbronzati e quindi è meglio una tonalità più chiara. Uso un pennello adesso, questo è un pennello della MAC veramente molto buono, e ho usato spesso anche, per tanto tempo ho usato gli ovetti, sapete la spugnetta a forma di uovo? Mi trovavo bene anche con quello, però con questo mi è un po' più facile. Con il pennello, e quindi con il pennello metto il fondotinta, lo metto su con le dita prima un po' dappertutto, e poi comincio a spennellare. Nel frattempo uso anche il correttore questo sempre di Yves Saint Laurent che uso adesso, lo metto bene bene sotto gli occhi. Questo correttore è molto facile da mettere, e se per caso ci avete qualche difettuccio, qualche bollicina, mettete anche sopra prima di passare il pennello. Poi il pennello per il fondotinta lo passo insieme, quello resta più chiaro, quindi comincio sotto gli occhi il correttore a spennellare con il correttore, e poi lo passo su tutto il viso. La cipria adesso uso un matte della MAC, ma mi trovo anche molto bene con la cipria di Pupa. Lo trovo veramente un ottimo prodotto. Con un pennello bello grosso e vado a lavorare praticamente su tutto il viso. Anche sul collo, mi raccomando, il collo, fondotinta anche. Dovete mettere anche sul collo il fondotinta. Fatto questo, il blush. Spesso le donne usano blush molto forti, è un effetto che a me non piace, però ognuno fa la scelta che vuole. Però a me piace il terzo prodotto, che è molto un rosato naturale che appena appena si nota, cioè non fa un grande effetto, sembra solo che è un po' più rosa. I zigomi sono un po' più rosa del solito. Non mi piace proprio il zigomo molto scuro, quindi vado molto sulle tonalità chiare. Levate adesso a questo punto il balsamo che avete messo sulle labbra, anche con un fazzoletto di carta, e mettete una matita color nude. Io uso color nude adesso, ce l'ho addosso. E andate proprio sul contorno labbra, potete pure ingrandire pochissimo, ma veramente poco, se no si vede la differenza. Rosetto questo periodo non uso, visto che usiamo le mascherine,
Non mi piace l'effetto quando metti un rosetto, si attacca alla mascherina, poi la rimetti, ti si attacca sul viso, è una brutta cosa. Poi ci sono ovviamente i rosetti, quelli tipo tinta, che non si levano e restano là, però visto che lo dobbiamo usare con tutti e dappertutto, io non uso in questo periodo rosetti, quindi metto solo la matita per le labbra. Poi vado a definire le sopracciglia. Perché io ho le sopracciglia tatuate, però mentre metto il fondotinta si perde un po' la forma, perché ovviamente con quel pennello grande non posso andare esattamente su quel punto. Quindi io uso questo Diego della Palma, mi trovo molto bene, dovete trovare assolutamente il colore più giusto per voi e andate a lineare all'esterno, all'interno, in modo che sia molto preciso, nel senso non preciso la linea, ma precisa la... Le sopracciglia a maggior ragione adesso che abbiamo le maschere e si vedono tanto, si notano tanto, quindi raccomando di usarle. E il rimmel adesso non uso perché ho l'extension per le ciglia e non vado a appesantirle perché non mi piace l'effetto molto esagerato. Quindi il mio trucco è tutto qua. È abbastanza veloce a spiegarlo, è veloce anche a farlo. Vorrei farvi sapere un altro trucchetto che vi ho fatto vedere prima, questo prodotto, che è il ritocco per la ricrescita. Praticamente lo sappiamo quasi tutte, over 40, cominciamo a combattere con i capelli bianchi. Allora, questo è un effetto che io ho già messo sulla riga, però qua, ad esempio, se vado a cercare, trovo sicuramente il punto dove non c'è. Ecco la mia ricrescita. Allora, agitate un po' la bomboletta, da più o meno 10 cm di distanza, andate a spruzzare il prodotto proprio su quella riga. Ecco qua, il risultato secondo me è ottimo. Non so se ho azzeccato perché sul telefonino. E quindi mi avete detto che macchia il cuscino. Sì, è vero che macchia il cuscino, però se lo metti solo sulla riga o se ti fai la coda solo qua avanti, intorno, non ha che macchiare il cuscino. Assolutamente non si mette su tutta la ricrescita, non ha nessun senso. Lo devi mettere solo esattamente là dove ti dà fastidio, dove si vedono i capelli bianchi. Ragazzi, è tutto qua il mio tutorial. Ve l'ho detto che non sono un'esperta. Spero che prendete qualche idea da me. Se vi è piaciuto il mio video, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale e se avete domande o volete sapere i nomi dei prodotti o qualsiasi cosa, scrivetemi tranquillamente o sotto nei commenti o scrivetemi un'email se volete essere più discrete su elisabetta.donneover40@gmail.com. Questo è il mio email personale, rispondo prima che posso a tutte quante, o almeno ci provo. Vi ringrazio, ricordatevi donne che prima di uscire da casa è meglio svegliarsi 10 minuti prima, però mettetevi in ordine, fatevi un minimo di trucco, sentitevi bene, perché se ti senti bene fuori è tutto diverso, cioè ti vedono pure gli altri diversamente. Quindi amatevi donne, siamo tutte belle, bellissime, dobbiamo avere cura di noi e dobbiamo essere fiduciose di noi. Amatevi, imparate ad amarvi. Vi saluto, saluto anche tutti i maschietti che mi seguono perché dicono che non li saluto mai. E un grande bacio. Ciao ragazzi e ragazze.